Eccoci e bentornati sul mio canale. Riprendiamo con Dragon Ball Xenoverse 2. Allora, abbiamo appena suonato di botte Dodoria, Zarbon e Slug. Vediamo adesso chi ci aspetta. Io spererei veramente Freezer. Oh, attento Vegeta, Dodoria a caccia. Ok. Entramolo, va. E chi c'è qua? Mamma mia, subito, come se piovesse. Aspettate che sento bene. Ok, sentivo bene dalle cuffie, adesso tutta un'altra cosa. Mamma mia. Beh, ma Dodoria, ma che ancora ci prova, ragazzi, a rompermi l'anima. Su, mamma mia, ma santissima. Cioè, sei scarso veramente, Dodoria. Vegeta non sta a fare una mazza. Mamma. Cioè, i combattimenti da vicino siamo diventati veramente fortissimi. Cioè, non riusciamo a farli muovere. Forza. C'ha pure tutta l'aurea. Ah, oh cacchio. Bello, 7 colpi per noi. Entra. Oh, ma leva di un'energia, si è tipo trasformato con l'aura cattiva. Conclusione per noi, Dodoria, ciao ciao. Ok, e anche Dodoria è andato. Nessun punto abilità. Oh, a posto. E uno ce lo siamo levato dalle scatole. Beh, il tuo non credo che gira. Forse il nostro. Non penso quello il tuo. Penso più che altro quello di Goku temerà come potere di Super Saiyan. Non mi sembra che Freezer è mai stato spaventato dalla forza di Vegeta, sinceramente, a ricordare tutta la storia di Dragon Ball Z. Sinceramente sta cosa non me la ricordo. Oh, e chi c'è? Good work out there. Time has returned to its natural course. We did some research and found that the pair manipulating history are some pretty serious criminals. Turles is one of the last remaining Saiyans. He leads the Crusher Corps in their devilry. Slug leads an army of demons and has conquered a number of planets. Those two. Goku defeated them both in different histories. I'd say they're probably out seeking revenge. Trunks has been after them, but hasn't been able to catch them quite yet. There must be some way we can stop them. Right. We have to think. But I have other things to do. You go ahead and work that out. Hey, were you even listening? We're supposed to be working together. Yeah, I know. But I'm really busy, okay? Toki-Toki is going to lay an egg soon. So I have to make sure everything is ready for when it arrives. Oh, how about that? Congratulations, then. Toki-Toki is a divine bird that manipulates time. His eggs hold the time for a brand new universe. To put it simply, Toki-Toki's eggs have the power to create time itself. That's why making sure Toki-Toki produces healthy eggs is so important. It's one of the many duties of the Supreme Kai of Time. To think, I'll actually get to see the start of a new history. So anyway, I've gotta go now. Oh, wait, we still don't have a plan. We'll just have to give them a pounding the next time they fool with history, right? Well, I suppose, but yeesh, looks like brute force is all we've got. We've both got it rough. Just do your best. Quindi praticamente per risolvere tutti i problemi e le anomalie temporali dobbiamo veramente da cazzotti a destra e a manca. Va bene. Se questa è la soluzione che ci hanno detto i due Kaioshin del tempo, faremo così.
Ok, allora, ci siamo completati, presumo, sia la storia della Terra, sia la storia di Namek, quelle due penso proprio dentro, e adesso vediamo un po' se possiamo fare qualche altra cosa. È disponibile un nuovo evento, insegnante controlla la mappa. Allora. Grado pattugliatore temporale, viene mostrata una sala d'attesa, grado temporale, ok, battendo limite, registrazione squadra, ok, quindi lo stesso funzionamento dell'altro. E possiamo andare dal vecchio Caio a vedere un po' che cosa. Aspettate che non voglio iniziarla, volevo prima vedere che tipo di punti abbiamo. Abbiamo 12 punti, quindi un po' di attacchi base, super colpi e un po' di aura. Ok, perché questa non l'avevo portata. Ok, facciamo i punti assegnati, confermi, procedere, no. Ok, 9, 13, perfetto. Attacchi di base mi serve tantissimo perché vado subito all'attacco come stile di gioco. Ok, quanto entusiasmo, ora andiamo nella camera del tempo. Perfetto, vediamo un po' di farci almeno un paio di missioncine e vediamo un po' che cosa accade, se incontriamo subito qualche nuovo boss oppure qualche scagnozzo prima di arrivare ovviamente ai boss più cattivi, perché ci sarà veramente tanto da combattere in questo gioco. Forces Red Magma! Charge! And then there's me! Captain Ginyu! Of the Ginyu Force! Ecco. Ci manca solo la squadra Ginyu, raga. Solo la squadra Ginyu. Cioè, tutti stiamo a vedere, pure Vegeta che si mette a fare queste cretinate. Cioè, lui che fa sempre il piacione, il quattone e il potentone. Cioè, mo si mette pure lì a fare balletti. What is that Vegeta up to now? Hold on! That's not my father! His opponent just stole his body! Uh-huh! That's one heck of a technique! But wasn't Goku the one who had his body switched out with Captain Ginyu's before? Yes, that's right. This is probably Toa and Mira's doing. Leave the two of them to me. You guys, concentrate on restoring history. Sì, perché mi ricordo che poi Ginyu si era trasformato praticamente poi in una rana, era riuscito a fare questo passaggio Goku in una missione. Ma che cacchio è successo? Eccola tutta al completo. Kachoom! Porco cane, squadra Ginyu al completo, quindi è contro dei 5, possibile? Spero di no, cioè, subito contro 5 dobbiamo lottare. Oh mamma mia, cioè già contro 5 la vedo tosta, eh? Ah, due, meno male, ma tutti insieme, la squadra Ginyu, iniziamo. Sì, sì. Che? Mo li scocciamo di brutto. Recon, oh, tosto Recon, ma l'ho visto subito, ha voluto fare, proviamo subito gli attacchi di base, abbiamo fatto subito i potenziamenti. Oh, Recon, lui scende in attacca l'energia. Bello di casa, ok, quando andiamo in serie lo vedo che riesce a killa molto, sì, a killa, a prenderli molto bene. No, non l'ho preso. Ma vai Vegeta, su. Bello. Ok. Vediamo se lo riusciamo a prendere. No. Che cacchio è? Bello. Sconfiggiamo subito Recon che è più forte rispetto all'altro. Che Guldo è molto scarso. Sì, sì, continua a combattere. Quindi passo dietro e poi sbatto. Boom! Ah! Ok, e uno è andato. Andiamo dall'amico Guldo.
E sempre che poi mi viene sempre da dire qui, non so perché, il style è proprio strano. Mamma mia! Ok. Aspetta che arrivo. Oh. Bello. Oh, non scappi? Belletto. Cioè, si scarso quanto... quanto è triste. Ok. Bello così. Aspetta, tenetemelo là. Oh no. Tenetemelo là. Però me lo dovete tenere buono. Dai, 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 che lo stiamo attaccando in quattro. Cioè, lo stiamo scocciando ormai. Bella, sta squadra G è proprio sventrata. Ma qui non posso. Vediamo se lo riusciamo a prendere. Buono, 8 colpi per noi. Finitelo, regà. Cercate di scappare sul tanto. Olè, conclusione per noi. Ce l'hai fatta. Mi pare ce l'hai fatta, non c'era come cosa. Altri 3 punti per noi. Prossima missione. Dico, non c'era come opzione, mi ricordo, sul precedente Dragon Ball, mi sembra. Mi diceva solo conclusione e basta. Non mi ricordo, ce l'hai fatta, non me la ricordo come dicitura, come impostazione grafica parlo, eh. Allora, vediamo un po' che cosa ci aspetta adesso. Goku, progetti infausti. I'm getting bored. Can I end this already? Raccoon, Ultra, fighting! Mamma mia. Goku! Daddy! Belli! Contro il magma rosso. Shit. Che ci penso io? Mamma mia! Attacca arrivo! Che poi mi ricordo, ragazzi, che per che se uno poi, nel senso, non si trova bene con l'abilità, per risettarle servivano tutte le sfere del drago del tempo centrale, vero? Che ti permette poi di rimettere tutti i punti abilità a disposizione. Che vuoi fare? Cioè, non ho capito oggi. Oh, perché non gli scendono le cose? Cioè, raga, non gli scendono l'energia, stai a vedere? Sta qualche bug, eh? La cosa non mi piace. Non fa così. Mi regalano l'energia. Fammi prendere quell'altro. Quell'altro dove sta? No, andiamo da quell'altro. Da parte. Cioè, iniziano a regalare l'energia, raga. No, questo sì. Noi speriamo che poi quando ritorniamo da quell'altro li sono calati. Perché se no... cioè, non memoria il nemico. Tutto l'attacco. Cioè, è una pagliacciata. Che vuoi fare? Cioè, non capire. Ma com'è Goku già sta messo così male? C'è quanto fa? Ecco cane, a noi ancora non ci hanno levato manco l'energia. Che voleva fare? Non voleva passare del piede, il furgone. Bello! Bene così, forza, forza, corri, 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 amante. Così almeno uno ce lo siamo levato. Ok, forza. Lo scarichiamo, bello! Olè! Uno, penso... oh, ancora no? A posto. What? Who the hell are you? Think of me as an ally. I've brought a gift. Cacchio. Stop Turles! He's giving them fruit from the Tree of Might! Oh cacchio, sono demoniati, mo. What's happening? Their energy level suddenly shot way up. Io faccio sempre batter, eh?
Speriamo che Goku non mi muoia, perché sennò siamo rimasti fregati. Quell'altro forse, ragazzi, non lo dovevamo attaccare. Per quello che sta venendo in mente. Perché praticamente non gli levavamo le energie. Che pensi di faccia? Ma veramente, ma pensi di stanno a fregare me? Ecco, proprio morto. Porco cane, che gli stavo a fare? Cioè, peggio di prima, cioè diventa pure più forte, noi nonostante ciò non lo riusciamo a far muovere. Bello, rimanimi proprio davanti, fenomeno. Ok, uno è andato, andiamo dall'altro. Che praticamente non hanno attaccato per niente. Cioè, che cacchio sei stati a fa? Conclusione, ok. Ma quest'altro doveva rimanere così. È andata, va? Perfetto. Ragazzi, direi di fermarci qui. Spero che il video sia stato di vostro gradimento e noi ci vediamo con tanti nuovi video. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.